oggi parliamo di profumi. Profumi che non vi ho ancora presentato, recensito, fatto conoscere, ma che io possiedo già da un mese e mezzo più o meno. Diciamo che ho caricato degli altri video, questi me li sono studiati bene, li ho indossati per giorni e giorni, poi ho detto adesso faccio il video. Il primo profumo che vi voglio far vedere è un profumo che ho ricevuto facendo uno scambio, ma è partito come un regalo, sono io che poi ho voluto comunque inviarle un qualcosa che interessasse anche a lei, e da Lara Incense and Roses. Il profumo che vi presento è You Do di Estee Lauder. Questo profumo Lara se l'è acquistato perché lei lo usava da anni. Poi evidentemente l'ultima boccetta che ha acquistato per lei è stata quella che l'ha portata a saturazione, no, non lo poteva più sentire, e ovviamente sapendo che io amo i vintage mi ha detto te lo regalo volentieri perché so che tu l'apprezzerai, e infatti ragazze io amo questo profumo di Estee Lauder. Questo profumo You Do, se si pronuncia così, significa rugiada di giovinezza, è il primo profumo creato da Estee Lauder nel 1953, lui nacque sotto forma di olio profumato, poi dato il successo di quegli anni, dato il successo di questo meraviglioso profumo, creò proprio il profumo. Guardate, guardate quanto è scuro, è meravigliosa la boccetta con questo fiocco, ma la fragranza è veramente, per chi piacciono i profumi come me, vintage, retro, è veramente un gioiello. Vi leggo le note olfattive e poi ve lo racconto. Allora, è definito uno speziato caldo legnoso terroso talcato aromatico orientale speziato. Il naso è Josephine Catapano, in testa abbiamo le aldeidi, l'arancia, le spezie, pesca, bergamotto, narciso e lavanda. Nel cuore abbiamo la cannella, la cassia, l'orchidea, il gelsomino, chiodi di garofano, ylang-ylang, rosa, mughetto, note speziate. Nella base abbiamo balsamo del Tolu, balsamo del Perù, ambra, patchouli, musca animale, vaniglia, muschio di quercia, vetivè e incenso. Questo è un profumo molto intenso, molto protagonista, molto persistente. Lui è un profumo vintage e quindi gli aldeidi, il vetivè. Io ci sento tanto, tanto il vetivè in questo profumo. È un profumo comunque molto aromatico e talcato, è proprio come viene definito legnoso e terroso, ma veramente. Però dirvi quali note secondo me spiccano di più, vi posso solo dire che io ci sento tanto il vetivè in questo profumo. Per il resto lo sento un orientale speziato, ma senza identificare i chiodi di garofano, la cannella, no, è un mix che lo rende speziato, terroso, legnoso, come ho detto. È veramente un profumo buono, buono se amate questo genere. Io lo indosso veramente volentieri. Inutile dire che mia madre lo ama, perché comunque è ovvio che mia madre lo possa amare, perché ama anche lei questa tipologia di profumi, ma ovviamente non ama i gourmand. Ecco, è ovvio. Io questo profumo, vi dirò la verità, che trovo che possa andare bene anche su una pelle maschile. Lara, quando mi ha mandato questo profumo, dentro alla scatoletta mi ha inviato una fialetta di profumo, un profumo che si era acquistata lei
e che mi ha detto: "Guarda, te lo faccio sentire volentieri". Io come l'ho sentito me ne sono innamorata, perché quello proprio incontra i miei gusti, il mio naso, le mie emozioni, e l'ho cercato su internet, a destra, a sinistra, in alto e in basso, non l'ho trovato, non lo trovavo. Lara gentilmente mi ha detto: "Guarda, sono davanti alla profumeria Caleri di Genova, te lo prendo. E mi carichi i soldi sulla PostePay e almeno hai questo profumo". E mi ha fatto questo grande regalo. Gli ho caricato la tessera e io ho avuto il mio profumo. Vi leggo e portate pazienza se io non pronuncio bene il nome dei profumi, il nome di chi l'ha fatto, insomma, se faccio un po' di strafalcioni, portate pazienza. Se grammaticalmente ogni tanto faccio qualche errore, perché ci metto tutto il mio buon impegno, ma se faccio qualche errore, lo facciamo tutti qualche errore. Allora, lui è Le Parfum Poudré di Théophile Leclerc. Allora, Leclerc è una casa cosmetica famosa perché nasce per le ciprie correttive. Io ne ho una qua che gli ha dato la profumeria insieme al profumo e lei me l'ha regalata. Eccola qua, una colorazione naturale, la colorazione è perfetta per me. È una cipria che però a me non piace molto perché è spessa. Non è di quelle ciprie che non si sentono proprio di velluto, no, questa qui si sente molto sulla pelle, quindi è una cipria che va a togliere il sebo in eccesso, e non è il mio caso perché ho la pelle già secca, ma comunque l'ho apprezzata davvero tanto. Allora, questo è un profumo talcato, floreale, vanigliato, dolce e legnoso. Gruppo unisex, e secondo me qua è discutibile. La fragranza contiene note talcate, floreali, dolciumi, rosa, iris bianco, vaniglia e muschio animale. Questa è la boccetta, che è una meraviglia. Ragazze, è una favola questo profumo. È talcato, sa di cipria, di cipria. Cipria con un budinello, un budino sopra alla vaniglia. Una cipria mischiata con il budino alla vaniglia, ecco, dolciume, si sente tanto. E il tutto viene smorzato da questa nota floreale che probabilmente è data dall'iris bianco. È un profumo che non può dare fastidio. Non può dare fastidio, perché questo, a differenza dell'altro profumo, è un profumo che va rinnovato, perché rimane molto delicato, si sente, persiste, ma non persiste tante ore. Lui poi si siede sulla pelle, resta lì, però va rinnovato. È veramente un profumo meraviglioso, meraviglioso, mi piace tantissimo. Se avete una profumeria che lo rivende, andatelo a sentire, perché il costo di questo profumo non è neanche alto, perché 50 ml l'ho pagato 50 euro per un eau de parfum. Mi sembra che si possa accettare, ecco, è un prezzo buono ed è un buonissimo profumo cipriato, vanigliato, floreale, ma molto più vanigliato che floreale, è veramente buono. Vi volevo anche far vedere un altro profumo che è Mana Parfum Oil. Questo si trova sul sito Green Soul. È un profumo in olio Roll-On. Questo è cocco puro. Questo mi è stato regalato da Deborah, la Commode Amélie, ed è quello che sto indossando oggi. È un olio.
subito si sente l'olio di mandorla, però poi sprigiona un profumo di cocco, ma buono, buono, un cocco dolce. E lui si fonde con la pelle, quindi si sente, ma lo sentite più voi anche quando la temperatura del corpo ha una mutazione, diciamo, quando se vi riscaldate, lui sale di nuovo su anche dopo ore. È veramente un buonissimo profumo e mi piacerebbe davvero trovare un profumo, un eau de parfum forte che abbia questo profumo di cocco intenso. È meraviglioso. Un altro profumo che voglio farvi vedere è questo di Sephora. Vedete? È piccolino, è Coconut Eau de Toilette, ma che buono. È buonissimo, sa di cocco anche lui e vi dirò, quando do lui in olio, che me lo spalmo bene, sopra i vestiti spruzzo lui e quindi l'intensità è maggiore. Guardate, oggi mi spruzzo di tutto e di più. Sui polsi c'ho il parfum poudré e qui ho il cocco, ma non mi interessa, e anzi, trovo che le due profumazioni si sposino bene. È buono, sa di cocco, ma certo, è un'acqua, un eau de toilette, dura quello che dura. Io lo vorrei tanto, super persistente, tanto che ho persino chiamato Neos, perché oramai abbiamo una linea diretta, no, con Neos, e ho chiesto se Montal fa per caso un profumo al cocco molto persistente. Ma no, il mio Montal non fa un profumo al cocco, mi dispiace tanto. Questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio come sempre.